per tutti mi presento, mi chiamo Gaia Dowaker, dirigente federale ed commissario regionale Emilia Romagna. Siamo a Modena dove si svolge la terza tappa della maratona del campionato nazionale Futcapa Italia, dove racchiudono più discipline diverse come tecniche ma un'unica radice. L'organizzazione di questa gara, come abbiamo detto, sono più discipline, è organizzata dalla WTKP Karate Italia, dove il presidente è maestro Daniele Angileri, dal segretario nazionale Gianni Santoro, è anche un dirigente federale, da un noto giornalista modenese Armenia Roberto Armenia e da vestito scritto Gaia Dowaker. Bene, la manifestazione è andata molto bene, c'è molto pubblico, ci sono molti atleti, un grande giorno di festa per lo sport. Sì, non solo per lo sport, siamo molto grati, dobbiamo dire grazie a Modena, perché nominare tutti, dire grazie a tutti non ci riusciamo, ma vorrei dire grazie ad Antonino Marino, assessore dello sport, grazie alla Paola Francia, responsabile dello sport di Modena. E grazie alle autorità che ci hanno onorato l'apertura di questa manifestazione, che c'è stato viceprefetto, il presidente della provincia di Modena, e tutto il successo di questa manifestazione è dovuto anche alla stampa modenese, alla carta stampa e alla stampa televisiva, dove hanno dato la loro preziosa collaborazione nell'offerta il meglio per portare a mass media, pubblicizzare la nostra manifestazione. Beh, sicuramente le istituzioni sono molto attente allo sport a Modena, ma in generale, perché lo sport ha un valore educativo. Sì, potrei dire che anche prima di testare terreno dove fare nelle Emilia Romagna, oltre che sono di adozione di Modena, ma ero anche un po' documentata, perché da Modena c'erano il progetto, l'autorità locale c'erano il progetto Lo Sport Contro la Crisi. La città di Modena nel 2013 verrà nominata una delle 4 città europee dello sport, e abbiamo saputo che troveremo la massima disponibilità. Anche questa è stato un successo, perché Modena investe nello sport, perché lo sport è la salute, un corpo sano è una mente sana e una società sana. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, grazie dal nome mio personale ai genitori che fanno sì che i loro figli seguano i loro figli, li accompagnino nella loro passione, perché sappiamo tutti la difficoltà che a volte il paese attraversa, ma grazie anche ai genitori. Bene, allora ci rivedremo a Rimini per le finali della WTKP. Sì, già come credo che ha parlato i colleghi prima di me, che la WTKP Italia si svolge in 9 tappe in 3 aree geografiche, dove vengono scelti più 10, adesso è la terza tappa a Modena, poi la finalissima sarà a Rimini, dove verranno scelti i 10 atleti più meritevoli che rappresenteranno la nazionale WTKP Italia nelle più prestigiose competizioni all'estero. Bene, ti ringraziamo per questa intervista. Grazie a lei. Grazie per la sua gentilezza. Sì.